Salve amici di Napoli Network, buon pomeriggio a tutti. È un piacere che abbiamo in onore di avere con Grazie. noi il grande, grandissimo Rambo, Nando De Napoli. Grazie, ciao a tutti. Grazie Allora, grazie per questa intervista, Nando. È a veramente un privilegio per chi come noi, voi. nati nell'85, non abbiamo, come dire, vissuto quel Napoli. Eravamo piccoli, però siamo cresciuti su questo mito di quel Napoli di Maradona, ma anche di Carega, di De Napoli, di Bagni, di Ferrara. Tanti Eravate giocatori. uno squadrone Sì, è vero, molto incredibile. forte, molto forte. Allora, iniziamo dalla tua carriera, Nando. Tu hai esordito nel In Rimini in Serie Serie C. C e il tuo allenatore all'epoca era Allora era Sacchi. Arrigo Sacchi. Ci racconti com'era Sacchi? Io giocavo nel settore giovanile dell'Avellino, allora di solito ci mandavano a fare le ossa, così si diceva. Allora, nelle squadre di Serie C per farti diventare un po' più forte, io arrivai a Rimini e incontrai Arrigo Sacchi, che è stato per me uno degli allenatori proprio che ancora oggi, cioè se dovessi entrare a fare una partitina in campo, so come mettermi in campo. Lui era molto bravo per i schemi, per tante cose. È stato un allenatore importante per me, molto. Quindi tu poi dal Rimini con Arrigo Sacchi sei andato Sono all'Avellino. tornato Sei a tornato Avellino in Serie A, all'Avellino. dove incontrai allora Bianchi, che poi mi portò anche a Ah, Napoli, Ottavo Bianchi nell'Avellino. che lui mi fece subito esordire in Serie A con l'Avellino. Perfetto. Poi dall'Avellino sei Passare a andato. Napoli. È lui che mi volle con Pierpaolo Marino e a Lodi. E Ok. io allora, non per presunzione, però mi cercavano pure altre squadre, come Chi ti la cercava? Juventus, l'Inter, la Sampdoria di Vialli e Mancini. Però scelsi Napoli. Ma non per Maradona, poi è stata la fortuna mia conoscerlo, ma proprio per stare vicino a casa. Io sono stato sempre uno un po' timido, allora ho detto, caspita, sto a Sì. È 50 km da casa, da Avellino, e ho scelto questo Napoli per quel questo. Napoli era fortissimo, Nando. Sì, diciamo che loro hanno fatto, proprio hanno studiato per fare gli anni, no? Si deve sempre studiare un gruppo, no? Piano piano devi far crescere. E lì sono stati bravi anche Ferlaini, è stato bravo con Lodi, poi arrivò Moggi al secondo scudetto, però sono stati bravi proprio a far crescere il gruppo vicino a Maradona, perché noi avevamo questo giocatore che ci risolveva le partite, però dobbiamo anche ricordarci che i primi 2 anni Maradona, primo anno a Napoli, non è che ha fatto il Napoli, fece poi il secondo, arrivò terzo o quarto, se non Sì, un sbaglio, e piano piano poi vincemmo progetto. un progetto, bravissimo. È stato lì, dobbiamo ringraziare Ferlaini con la società, con i dirigenti che sono stati bravi a scegliere i calciatori lì Certo, importanti, certo. perché arrivammo nell'86, mi ricordo io, già c'era Bagni, Giordano, già c'erano io, Ciccio Romano e Carnevale, Andrea Andrea Carnevale. Ma secondo te quel Napoli che era così forte, no? C'eri tu, c'era Carega, c'era Carnevale. Questo è il Alemão. secondo Sì, scudetto, io il parlo primo. quando Ah poi sì, il poi. progetto, Ah, il come progetto, dire, ah, sì, fece ho la capito, totale fusione. Poteva vincere qualcosa in più? molto di più. Noi perdemmo lo scudetto col Milan, non si Sì. sa ancora oggi come l'abbiamo Il famoso perso. 2-3 Sì, all'epoca San Paolo. avevamo 5 punti di vantaggio, allora la partita era a 2 punti, e Sì. lì non so cosa è successo, siamo stati criticati giustamente, giustamente. Poi ve lo vincemmo dopo nell'89 con Bigon. E poi vincemmo la Coppa UEFA lì, la Coppa UEFA, Quella Coppa UEFA quella UEFA io me la ricordo era bene, una Champions. era proprio una UEFA forte, la Supercoppa con la Juventus, il 5-1 che vincemmo. No, ho fatto bene dopo alla fine a scegliere Napoli, Napoli. ecco questo, perché vincere a Napoli, lo dicono tutti, non soltanto quando giocavi in nazionale, i giocatori che giocavano nel Milan, nell'Inter, nella Juventus, vincere a Napoli è un'altra È cosa, è diverso. diverso, sì. Anche perché poi tu la Coppa Campioni l'hai vinta dopo Napoli. Sì, però l'ho vinta non stando Non in da campo, non da protagonista. protagonista. Cosa No, successe a Milano con no. Spondamento? Già arrivai lì che non avevo più male al ginocchio, poi Ferlaino voleva cambiare progetto, Sì. poi andò via anche Maradona, no? Sì, Neanche a farla apposta, certo. andammo parecchi via. E sono arrivato lì, già rotto il ginocchio, avevo la cartilagine, e ho fatto proprio pochissime partite perché non recuperavo mai. Io mi ricordo che mi allenavo sempre con Van Basten in palestra perché lui ce l'aveva nella caviglia, lo stesso problema mio, io la ginocchia e Ok. lui la caviglia. Poi non ho ricoperato più,
al 100% la tua... Poi sono stato a Reggio Emilia, però dopo io ero sempre 70-80%. Nando, tu hai fatto ben 54 presenze con l'Italia. Sì. Hai fatto due mondiali, quello dell'86 e quello del 90. 88 l'europeo. Hai fatto l'europeo dell'88. In 54 presenze e tanta roba in nazionale. Sì. Tutte da titolare. Sì. Sei stato un perno per 6-7 anni della nazionale italiana. Ci racconti quei 5-6 anni in nazionale? Quali sono i tuoi rimpianti? La partita più bella che hai giocato? Le sensazioni più forti che hai provato? La partita più bella quando mi convocò Beazzotte, avevo 21 anni, giocavo nell'Avellino, con la maglietta dell'Avellino, mi convocò in nazionale in Messico. Sì. E lì con allora c'erano i vincitori dell'82 mondiali, allora c'era Paolo Rossi, Tardelli, Scirea, stavano quei giocatori lì, Bruno Conti. A 20 anni. A 20 anni. Che provavi a 20 anni? Giocare con Scirea. Zoff che faceva il preparatore dei portieri. C'era il papà di Maldini che faceva il secondo, Cesare. No, io ho avuto la fortuna di conoscere questi personaggi, Scirea, che poi è andato come è andato, Paolo Rossi, Tardelli, cioè giocatori che veramente erano di personalità, molte di personalità, le vedevi, ero proprio timido, proprio a parlare con loro. Se permetti, non è stata fortuna, è stata bravura da parte tua. Perché... Sì, un po', sì, poi devi essere bravo, è normale, come certo. Dico a tanti giovani, poi... è difficile, no? È facile magari un po' arrivare, ma però è difficile poi rimanere lì, cioè tu devi rimanere, per rimanere ti devi comportare bene, non sei Maradona, non sei Zico, non sei Platini che possono fare ogni tanto possono fare pure qualche sciocchezza, certo. Però ti devi preparare bene in campo, sennò l'avversario ti supera. E il mondiale del 90 ce lo racconti perché... Il mondiale del 90 ormai ecco, cioè, penso... tutti pensavano perché io ero piccolo e noi eravamo piccoli e Simone tutti pensavano che quella nazionale potesse vincere il mondiale anche perché poi si giocava in casa sì. E in semifinale arriva l'Argentina. Abbiamo perso proprio con Maradona proprio, mi ricordo quella partita che semifinale era proprio a Napoli e qualcuno tifava Maradona, ma era normale, ce l'aspettavamo noi giocatore della nazionale, che c'era qualcuno che... è vera questa cosa che un po' a Napoli... Io ero in campo, sì, adesso il napoletano lo sa questo, non è un richiamo, però parecchi tifavano Maradona, tifavano Argentina. No, certo. Però noi abbiamo fatto forse non la più brutta partita, non siamo stati al 100% lì e siamo usciti fuori... per i calci di rigore. Ai rigori. E per me questa è stata una delle più grosse delusioni, della mia carriera professionale. Sì, oltre questa, qual è stata un'altra tua grande? Ha perso il secondo col Milan. Quello col Milan. Sì. Invece la tua più grande, come dire, emozione nella carriera tua, qual è stata? È andare con la maglietta della mia città in Messico. Quindi perché tu sei stato l'unico giocatore dell'Avellino a andare a fare un mondiale, della storia dell'Avellino andare a fare un mondiale. Sì. Poi uno con la maglietta dell'Avellino e uno quella col Napoli. Ok. Quindi Nando De Napoli è stato a 21 anni giocatore dell'Avellino, è stato convocato nel mondiale del Messico dell'86. Che allora c'erano i mondiali loro, c'erano campioni del mondo dell'82, era proprio difficile. Era proprio difficile poi entrare in quel gruppo. Certo. Esatto. Deve essere veramente forte. Deve essere bravo, grazie. Veramente forte. Grazie. Tu sei stato allenato quindi da Beazzotto, sì. Da Vicini, sì. Da Bigot, da Ottavo Bianchi da Rico Sacchi. Sì. Anche da Trapattoni? Trapattoni l'ho conosciuto perché volevo provare se stavo bene dopo il Milan che ero infortunato. Okay. Sono andato a fare un'esperienza, allora giocava anche Allegri in quel Cagliari. E c'era Trapattoni come allenatore, l'ho conosciuto, è stato veramente molto proprio bello conoscere una persona così. E c'era Allegri che giocava in mezzo a campo col numero 10. Nando, se tu dovessi fare un nome tra questi allenatori, chi è stato quello per te più importante? Beh, quello che mi ha insegnato un po' di più è stato Sacchi, come stare in campo, come ti dici. Però quello più importante è stato Ottavio Bianchi, sicuramente. Perché? Se posso dire? Perché mi fece esordire ad Avellino, mi volle a tutti i costi. Lottò per portarmi a Napoli e poi anche a Napoli mi ha fatto veramente bene, cioè lui si fidava di me come io mi fidavo di lui, cioè, era un giocatore importante perché lui da giovane quando giocava era un mediano come me,
Allora amava quei giocatori che non mollavano mai in campo e lui è stato per me importante. Ma anche Bigon, poi Bigon, secondo Secondo scudetto, è stato scudetto. importante, sì, anche Bigon. E secondo te, chi tra questi allenatori oggi andrebbe ancora bene il calcio di oggi, il calcio moderno, diciamo? Tra Sacchi, Ah, poi Vicini. io, scusami, Come ho conosciuto adesso, non mi ricordo quanto allenò in Napoli, però è importante, Ranieri. Io prego. ho Claudio avuto anche Ranieri. Ranieri, Claudio Ranieri, come allenatore, è un allenatore molto preparato, molto preparato. Ecco, anche lui è stato importante. Questo allenatore, penso, di oggi, io penso ancora Sacchi può dire la sua. Ancora oggi. Ancora, anche se mo sei un po', è andato un po' l'età, può darsi, Certo. però io penso che Sacchi... cioè, vedo bene nelle cose tipo Coppa dei Campioni, queste partite importanti. Lui è bravo a preparare la partita, è bravo. Tu come mai, Nando, dopo l'esperienza come team manager della Reggiana, cosa hai fatto più nel mondo del calcio? Ti dico, poi ho fatto il team manager nella Reggiana dopo quando sapevo che non potevo più a 32 anni, avevo 32, Ok. 33 anni, cioè ho mollato, non ce la facevo più, ho detto basta quel calcio così. E sono rimasto alla Reggio Emilia per 35 anni. E là ho iniziato un po' a fare il team manager, poi ho detto vabbè, team manager che palle, scusate, andavo in panchina a scrivere formazioni, non mi piaceva tanto. Poi piano piano io, è normale, ho capito, pure il settore giovanile, mi piaceva questo settore giovanile, volevo vedere se stavo bene nel settore giovanile. Poi sono tornato ad Avellino e ho iniziato un po' a vedere questo settore giovanile, però la società magari aveva altre idee, no? Di affrontare, come farmi lavorare. Sì. Magari a me mi piaceva più stare sul campo, proprio a contatto con i calciatori, Certo. parlare con i genitori dei giovani. Ecco, Certo. mi piaceva. Però loro magari mi volevano fare altre cose, magari fare uomo immagine, ecco, mi volevano far girare per l'Irpinia per fare l'uomo immagine. Io non ho voluto, però ci siamo lasciati bene, cioè col presidente è stato sempre cordiale con me. Ok. E adesso faccio niente, non mi viene poi neanche, anzi vado pure poche volte per In televisione, sono trasmissione, per sì. trasmissioni, sì. E quanto tempo hai curato questo settore giovanile dell'Avellino? Otto Perché mesi. c'è qualcuno che secondo te era forte, che Beh, potesse. ma poi sei sempre in Serie C, hai capito? Il settore giovanile, Serie C, si vede un po' la differenza, Sì. se trovi la primavera, che ne so, il Napoli, non lo so, per dire, il Napoli penso che non c'ha tante No, non giovani... ancora molto puntato È sul calcio, vero, certo. è quello che dicevamo. Sì, la Serie C è una cosa. Cioè, puoi capire se puoi arrivare in Serie Sì. C, Ok, poi non lo so se poi capisci se puoi arrivare in Serie A o in Serie B. c'è Non è ancora. semplice, ecco. Non sono Certo. giocatori proprio che ti inventano, vedi che sono proprio. Devono migliorare, cioè, devono. Torniamo alla tua carriera agonistica. Ci Sì. racconti quella grandissima e bellissima finale di Stoccarda? Beh, quello sì, come no, quello è tutti i napoletani. Quando incontro un napoletano, io Poi mi dice Bruno Stoccarda. Pizzul Sì, se li ah, ricorda Bruno tutti. mi amava Sì. Bruno Pizzolo, è vero, mi ama, proprio mi amava come calciatore. Beh, lì è stato proprio. Viene Partita da ridere, facesti? cioè. Che partita Noi facevamo straordinaria anche c'è? una partita, una grande partita, io mi ricordo che giocai anche bene, però forse è stata l'emozione che c'era metà stadio Era era napoletano. una cosa incredibile. A Stoccarda, una cosa Arrivarono tutti incredibile. in macchina. Ma non lo so dove sono arrivati, Sì. scendevano dappertutto. È vero. E allora siamo veramente, eravamo proprio bei carichi, proprio bella, bella partita, fu proprio una bella partita, mi ricordo i gol, Alemão, Ferrara, Careca. Careca, caspita che formazione, che giocatori. Però all'improvviso, io ne so, quando si faceva olé, mancava poco, siamo sul 3-2, mancava poco alla Manca fine. pochi secondi, manca No, pochi. porca miseria, allora olè, 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 non vi dia L'attaccante quello loro. Stoccarda, si incazzò Bianchi, io vidi subito Bianchi, perché Bianchi ci conoscevamo bene, cioè, si alzò, si andò nello spogliatoio prima del fischio E poi dell'arbitro, ti intervistò il giornalista e cosa dicesti? diceva, l'ho fatti pareggiare. Che devo dire Storico, la figuraccia così, disse, storica quella perché tu frase. non Ne ho sapevo fatti cosa dire, ho pareggiare. fatti pareggiare, mi Grande, dispiace, grandissimo. però veramente lì mi ricordo,
Sì, mi ricordo questa figuraccia che ho fatto, però mi ricordo veramente, cioè io ho visto tanta gente ma fuori in trasferta, ma come a Stoccarda, quando i napoletani c'erano, una cosa incredibile. Quasi, come quasi giocava a Stoccarda. Incredibile. Però tu mi hai detto pure che non era quella canzone che mettono quando palleggia... È il Bayern Monaco, sì. Tu dici, sicuro è il Bayern Monaco? Io pensavo che fosse lo Stoccarda. Bayern Monaco. Sei convinto, però? Sì, magari poi sei più bravo, No, chiediamo ai nostri. Quando vedi sempre sì, la famosa canzone quando Maradona palleggia. Allora, io dico che il Bayern Monaco, Nando si ricorda lo Stoccarda, vero? Caspita, che partita! No, poi hai ragione, tu mi sa. Sì, hai ragione, mi sta adesso ricordando. Ma perché? Da dove nasce il tuo soprannome che poi ti accompagna tutta la carriera? Rambo. Vabbè, Rambo, quando, perché ad Avellino c'era pure quando non pioveva il campo, era sempre bagnato. Okay. Allora, conferma, piove. Si chiama piove, era sempre bagnato. Allora il fango, le cose, giocavo con i capelli lunghi, allora magari il fango mi sporcava un po' il viso e così mi hanno chiamato Rambo. Sì, perché poi era pure in concomitanza quasi con l'uscita di Rambo al cinema. Sì, al cinema, esatto. Poi era uno che correva forse, perché fisicamente io non sono stato mai come Rambo, cioè sono stato sempre magro di... Cioè, muscoli però non ho mai avuti. Alle gambe avevo solo, i muscoli erano forti. Ma eri forte? Le gambe erano forti, sì. E a proposito, proprio che tu eri, ripeto, un calciatore che tra i più forti della storia del calcio italiano come centrocampista, lo possiamo dire? No. Certo, hai fatto due mondiali, sei stato titolare in Namibia nazionale. Ho fatto... A Napoli hai vinto. Ho cantato 70 volte l'inno nazionale, perché 16 presenze anche dell'Under 21. 70 volte in nazionale, perché allora ti davano, adesso no, hanno detto che oggi non la danno più, una medaglia d'oro ogni partita che facevo, anche in amichevole, che stava scritto la data della partita... È stato scritto Federazione Italiana Gioco Calcio. E tu ne hai 70 a casa? Io ne ho 54 grandi e 16 piccoli. Sì. Poi tu sei arrivato in nazionale, permettimi, Nando, quando c'erano dei campioni. Ah, beh. C'erano Cirea, Paolo Rossi, Tardelli. C'era il meglio della storia del calcio italiano. Zoff, preparatore dei postieri. Poi hai giocato in un'epoca in cui ci sono, come dire, susseguiti una serie di fenomeni assoluti, sì, che dopo, hanno fatto la storia del calcio. Sì, è vero. Io dopo, veramente ho giocatori forti. È vero. Poi su questo ci arriviamo tra poco. Oggi, secondo te, a livello proprio internazionale, chi è un calciatore che può assomigliarti? Per me è più forte di me, però Barella penso che sia un giocatore veramente completo. Barella lo sta facendo vedere nell'Inter, lo sta facendo vedere in nazionale. Giocatore completo, un giocatore serio, io lo vedo molto serio come me, cioè proprio assomiglio come io, ero serio molto fuori, come ti dicevo prima, fuori dal campo. I giovani devono, per arrivare devi essere bravo soprattutto fuori dal campo, ti devi comportare bene. E io, per me Barella è un giocatore forte, proprio bravo. Del Napoli chi ti piace oggi? Adesso... centrocampista che giocava Ciccio Romano, Lobotka. Sì. Io mi ricordo che forse 2 anni fa, quando sentivo un po' la radio, lo criticavano, una cosa incredibile, sì. Era grasso, era... adesso lo vuole il Barcellona. Lui veramente ha fatto un salto di qualità notevole. Per me, con le persone che ammiro tutto il Napoli di Spalletti, perché hanno fatto un campionato straordinario. Lui e Di Lorenzo per me sono stati giocatori importanti per il Napoli, togliendo Osimhen, Kvaratskhelia. Ripeto, tu hai vissuto un'epoca straordinaria del calcio e tu hai avuto la forza e la bravura di esserne il protagonista, uno dei protagonisti. Hai giocato con o contro Platini, Zico, Van Basten, Falcao, Gullit, Falcao, a Roma, Cereso, certo. Maradona, Careca, Rijkaard, Vialli, Mancini, Gullit. Vialli, Mancini, per non parlare poi di difensori che Baresi, Maldini, quindi parliamo... Io sono andato in difficoltà con uno, però scusami se interrompo, che era pure forte per me, Liam Brady, pensavo che fosse lento, giocava nella Juventus e nella Sampdoria, pensavo che fosse, io marcavo i numeri 10 di solito, okay. No? Mi faceva marcare i bianchi nell'Avellino.
Lui pensavo che fosse lento, invece, caspita, mi spostava la palla sempre all'ultimo, però e mi andava via. Ecco, lui ho avuto difficoltà, E anche un oltre grosso campione, lui, Baggio, Cosmo. chi ti ha messo? Ah, cioè, hai giocato con Baggio. Baggio, Cioè, sì, abbiamo siete una giocato. lista infinita Finita di grossi di campioni. fenomeni con cui hai Sì, giocato secondo, sì, è vero, è contro. vero, è vero, è vero. E chi, come avversario, chi ti ha colpito di più? Devi fare un nome. Cioè, per me quello è il fenomeno assoluto come avversario. Con Napoli o con l'Avellino uguale? Caspita, bella, bella tosta. Io mi ricordo quando perdemmo, ecco, quella partita maledetta del Napoli-Milan 3-2, quando perdemmo l'altro scudetto già vinto. Io mi fece impressione Gullit, la progressione. Quando partivamo, forse non so se erano i capelli, una cosa, però. I capelli li vedevi così e poi non li vedevi più. Dico, caspita, dov'è? Era come progressione, penso che è stato uno forte, però era proprio, faceva pure quando lo incontravi. Come, vabbè, Van Basten e Carega per me sono stati i migliori, sì. Come un altro che quando giocava nell'Avellino era molto forte, Briegel, tedesco, terzino sinistro, era proprio forte, molto forte. No, invece un aneddoto della tua carriera, avevi 20-21 anni e quando giocavi sempre con l'Avellino hai fatto il sombrero a Zico dell'Udinese. Sì, Ci sì. racconti quell'episodio? Un episodio che sono rimasto male io a farlo. Cioè, l'ho fatto, mi ricordo che poi il pallone andò in calcio d'angolo. Io feci pure, stavamo vincendo allora con l'Udinese, mi misi un po' a ridere. E lui si avvicinò, disse che allora era veramente un campione incredibile, ma non come calciatore, ma ancora di più come uomo. E mi disse: ragazzi, non si fa così. Mi disse proprio così, proprio, proprio. Ah, io rimasi proprio così, proprio, ha detto: caspita, che cavolata che ho fatta. Poi, quando finì la partita, arrivai a casa, non a casa, ero triste, pure vincemmo con l'Udinese. E mandai il telegramma, il giorno dopo mandai il telegramma all'Udinese per dire scusa, per chiedere scusa a Zico per quell'atteggiamento che ebbi con lui. Cioè, per me io subito. E meno male lui mi rispose, disse va bene, Gradito. non ti preoccupare, gradivo. Era forte, Zico. Molto, ma molto, Ripeto, hai molto. giocato in No, una. vabbè, ma Maradona, Zico, No, sì, però hai la giocato in gente una. qui In era. un'epoca in cui. No, Ma in giocatore. ogni ruolo, in ogni reparto. Ma giocatori, hai capito? Io penso pure Messi, figure Messi, Ronaldo, così. Però Maradona, Zico, venivano proprio, non so come dire, era proprio, fanno pure far vedere il pubblico che sono persone che vengono da, come quando esce un fungo, hai capito? Un fungo nel terreno, loro proprio sanizi, cioè, sono giocatori che ti danno questo. Ti portano per il popolo, ecco, per il popolo. Loro erano proprio per il popolo. Il leader proprio si vedevano, proprio, si vedeva, era proprio bello andarli a vedere. Vabbè, Messi è forte, per l'amor di Dio. Dei rivoluzionari. Delle emozionava proprio belle per il popolo, per il pubblico. Una delle ultime partite a Napoli è stata Napoli-Milan 1-1 il 92. Da lì a pochi mesi sei stato dal Milan. Sì. Quali sono state le sensazioni in quella partita tua? Che emozione hai provato sapendo Ma che poi. emozione, già sapevo di passare al Milan e questo è perché, ripeto, Ferlaino allora stava proprio costruendo qualcos'altro, poi andò via anche Maradona, parecchi giocatori sono andati via. Poi passai al Milan, già firmai, però sono dispiaciuto perché arrivai lì senza dare il mio contributo, perché arrivai proprio infortunato, mi è dispiaciuto questa cosa, perché poi tutti pensavano che Berlusconi mi prese perché mi voleva togliere da altre squadre, invece non era così. Lui proprio mi volle capello al Milan perché Rijkaard, che l'ho incontrato, però voleva andare via e volevano fare il centrocampo con me e Albertini. Allora, però io arrivai là infortunato e giocai poco, giocai proprio pochissimo. Però è stata anche lì un'esperienza, non a conoscere Berlusconi, anche questo, perché è una persona cordiale,
però come giocatori come mi hanno accolto, hai capito? Perché sapevano che io stavo soffrendo, mi conoscevano che giocatore ero. E allora mi hanno aiutato moltissimo. Allora c'era Savicevic, c'era Boban, c'erano giocatori, cioè giocatori, mi hanno dimenticato Savicevic. Un genio. Caspita, me l'ho scordato Savicevic. Che sono andato a trovarlo pure a Poddoric. Vabbè, quello lì, io c'ero, stavo in tribuna, sì, c'ero. Con la Coppa dei Campioni. Che allora c'era Cruyff come allenatore del Barcellona. Lì è stato veramente, c'era Savicevic pure. E lì è stato un po'... Però ecco, l'ambiente mi ha accolto bene e ti dico, sono stati veramente gentili con me. Che calciatore, secondo te, italiano, con cui ha giocato, avrebbe meritato il pallone d'oro in Lamberini? Paolo Maldini, Franco Baresi. Erano forti. Per me, mi ricordo, ma può darsi pure, ha preso il pallone d'oro, per tutto il rispetto che l'ho conosciuto in Milan, a Papin. Papin Francesco, che bravo, che lui faceva gol, era bravo, l'ho conosciuto anche un bravo ragazzo. Poi ha preso Sammer, quello del Borussia Dortmund. Caspita, cioè Baresi, Maldini, Baresi erano proprio delle rocce, Poi hanno giocato sempre la Coppa dei Campioni. Io non lo so perché non hanno preso il pallone d'oro, se lo meritavano. Nando, grazie. Grazie a voi. Salutare tutti i tifosi del Napoli che ci seguono. Ciao, tifosi, scusate ancora per quella cavolata con lo stoccato, però abbiamo vinto la Coppa. Perdevamo la Coppa, mamma mia, me ne scappavo. E devono arrivare fino a 5. Porca miseria. Ciao a tutti. Ciao.